Buonasera a tutti e bentornati alle nostre dirette Vanity Fair Quarantine Stories. Allora, stiamo aspettando un ospite speciale, una ragazza che ha saputo cavalcare l'onda dei social media, ma anche diventare un'attrice, influencer, insomma, tantissime cose. Adesso si sta collegando con noi Maria Sole Poglio, eccoci qua. Vediamo Ciao! se... Eccola qui, ciao, benvenuta. Ciao, Grazie mille piacere. dell'invito, tutto mio. Piacere perché è la prima volta che ci parliamo Sì, è e vero. che ci guardiamo negli occhi E ci almeno vediamo, virtualmente, tra no? virgolette, real life. Esatto, sì, una digital real life. Esatto. Prima domanda, quel Vai. pupazzo là dietro è Ti meraviglioso. piace? Come si chiama? Allora, lui si chiama Polly, perché io mi chiamo Pollio di cognome. Allora, lui è Ok. Polly, anche se è gigante, come diminutivo era più divertente. Allora, Polly. Senti, in questa nostra chiacchierata ti Sì. vorrei chiedere un po' di cose, ma vorrei iniziare da una delle cose più belle che ho letto su di te. E secondo me voglio arrivare subito al punto, una delle cose più, secondo me, più giuste per questo momento. Allora, tu dici una cosa molto vera, che più della bellezza, e delle idee a volte, più di tante cose, la cosa che funziona sui social è la verità. Cioè, Sempre. quando sei più simile possibile a te stessa senza nessun trucco, no? Quando l'hai capito? Ma guarda, credo sin da sempre in realtà, perché mi sono resa conto che le persone hanno iniziato a seguirmi perché condividevo la mia realtà, i miei sogni, la mia quotidianità. Quindi diciamo che è stata una conferma di quella che era la mia idea iniziale, ovvero condividere me stessa. Poi ho visto che questa cosa è stata così tanto apprezzata che ho detto sì, è quello che funziona, essere reali, raccontare le cose come stanno, come le puoi vedere tu e come sono realmente, sia le cose belle che le cose brutte. E poi quando sei sincero non temi che cada nessuna maschera perché sai che hai detto la verità. Quindi per questo ho capito che è importante. Senti, una delle cose più strane, secondo Sì. me, è il primo post. Cioè, la prima volta che uno dice, aspetta, adesso l'ho scaricato, faccio il primo post, che post è? Il tuo primo post, che cos'è stato? Allora, io Instagram ce l'ho da tantissimo tempo ed era una mia foto al Anno? mare. Anno Una di foto al apertura? mare, sì, che mi ha scattato un amico di mio papà che è un fotografo e perché ho sempre amato sin da bambina farmi scattare foto. Poi studio recitazione da quando ho 3 anni, quindi Lo adoro so. questo mondo da sempre. Quindi è stata la mia foto al mare, avevo una maglietta con scritto stasera faccio la brava e quindi ho pubblicato questa cosa così perché tutti mi dicono che, soprattutto quando ero più piccola, ero terribile, che non riuscivo mai a stare ferma, sempre mille cose, mille energie, quindi sì, ho pubblicato quella. Poi in realtà il mio primo vero e proprio post, credo qualche anno fa, in cui raccontavo di un mio video su YouTube perché ho iniziato lì a farmi conoscere sul web. Ho capito. Senti, mi ricordo che quando una delle cose che mi ha più sorpreso quando Vanity Fair ha intervistato la mamma di Chiara Ferragni, è che io non me l'aspettavo, devo essere sincero, e lei ha detto: ho insegnato a mia figlia a essere forte e a contare su se stessa. Non l'ho mai fatta sentire inferiore, l'ho sempre detto: credi in te stessa. Ti hanno aiutato molto i tuoi genitori in questo senso, Da e morire. quanto l'appoggio dei genitori così cambia le cose. Tantissimo, perché loro praticamente ti danno la sicurezza che qualsiasi cosa tu farai, giusta o sbagliata che sia, l'hai fatto con le tue forze. Quindi se è sbagliata puoi imparare e ti puoi migliorare. Se è giusta è un punto da cui partire e fare ancora meglio. E i miei genitori credono tantissimo in me, soprattutto mia mamma che mi segue tanto in questo percorso, dice che in ognuno di noi c'è qualcosa di speciale, c'è un talento nascosto e quindi che va sempre alimentato, che sognare è una cosa semplice che non tutti però riescono a fare e proprio perché è semplice si dovrebbe fare un po' di più, tanto non costa niente. Senti, mi sembri molto, molto saggia per i tuoi anni. Devo dire che sei più saggia di me. Io forse Ma non lo so. no! Me l'ha fatta perdere Vanity Fair la saggezza, non lo so. Però
Però, adoro tra l'altro Vani, mi piace tanto. Sei carina, grazie. Senti, ma il primo ricordo sul palcoscenico, il primo proprio. Allora, che cosa facevi? Vestito, voglio sapere tutto. Ok, allora ero piccolissima, ancora più piccola di ora, avevo delle trecciole e avevo tipo 7 anni, avevo delle treccine su un palco a teatro e avevo un vestitino rosso, tipo campagnole di tantissimo tempo fa, erano dei vestiti vecchi che venivano dalla Svizzera per questo spettacolo teatrale e io mi ricordo che dovevo cantare una canzoncina, salire su questo palco, avevo una parte minuscola, però c'era tutta la mia famiglia, tutti i miei amichetti degli elementari, quindi me lo ricordo cioè, come se fosse oggi. Bellissimo. Senti, so che a un certo punto ti hanno chiamata e sei arrivata a Milano a girare la tua prima serie. Ok, a Roma. A Roma, scusami, a Roma. Com'è stato il primo giorno sul set? Bellissimo. A parte che ricordo che la sera prima non dormii per niente, ero sveglia lì nel letto che mi domandavo ma realmente sta accadendo, domani sarà realmente lì, se è un sogno vi prego non svegliatemi, e ero emozionata, non vedevo l'ora di conoscere tutti e di far sì che questo sogno che avevo solo dentro la mia testa potesse diventare poi la mia realtà. È stato un momento magico, mi ricordo tutto. Poi mi accolsero benissimo, ero la più piccola del set, tuttora lo sono, adesso siamo una grandissima famiglia. È stato un momento magico, tipo, non lo so, il mondo dei balocchi per Pinocchio, la stessa cosa. Senti, invece purtroppo i social non sono sempre il mondo dei balocchi, no? Anzi, senti, io so che, cioè, una delle cose che non sanno di te e di chi fa il tuo mestiere, perché è un mestiere, è anche un mestiere bellissimo, è la serietà che c'è dietro, è anche la forza a un certo punto, no? Soprattutto quando ti attaccano. E tutte le volte io ho imparato che fai qualcosa di positivo, di bello, più è positivo e più ci sono haters. E allora, ti voglio fare due domande, perché poi voglio anche arrivare al bullismo, perché so che tu... hai molto da dire anche in questo senso. Però, qual è stata la volta che il commento di un hater ti ha fatto veramente arrabbiare? Guarda, a me fa sempre arrabbiare proprio perché, come hai detto tu, adesso non più, prima tanto. All'inizio è difficile. Sì, perché non conoscevo quella che era la cattiveria, nel senso, perché poi sì, tante persone sono proprio cattive. E quindi non avendo mai avuto a che fare, fortunatamente, nella mia vita di tutti i giorni, con quella che sono appunto i brutti sentimenti, sì, però non così grande, sono rimasta senza armi, non sapevo come reagire, mi chiedevo perché a me, cosa ho fatto di sbagliato. Poi, grazie anche all'aiuto dei miei genitori, ho capito che in realtà di sbagliato non c'era niente, che non tutto quello che ti dicono può avere una risposta, perché non tutto quello che ti dicono ti serve ed è giusto. A volte le persone, non lo so, subentra l'invidia, c'è una frase che dice quando fai qualcosa di giusto avrai sempre contro quelli che vorranno fare meglio e quelli che volevano fare quello che stavi facendo. Più o meno la frase dice questo. Ed bello. È vero. Ah, questa la faccio mia, mi piace tantissimo. Ti piace? Questa mi piace, sì. Sì, 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 molto, sì. È vero. È molto ero vero. Piccola, non abituata a questi sentimenti così brutti, però mi hanno fatto crescere tanto, tantissimo. Perché ad oggi faccio un grosso respiro e ringrazio. Sai perché? Perché quei commenti mi danno la forza di andare ancora più avanti, perché vuol dire che sto facendo qualcosa di giusto. Ecco, invece che consiglio daresti? Cioè, pensati ancora più ragazzina, no? Quando ricevevi i primi commenti, magari eri anche un po' da sola di fronte allo schermo, no? Dicevi, caspita. Che cosa diresti alle persone, alle ragazze soprattutto, perché c'è un grande accanimento contro le donne e contro le ragazze, no? È vero. E c'è una sorta di maschilismo strisciante. Comunque, che cosa diresti a queste combattenti per tenere la testa alta e affrontare questa cattiveria? Allora, innanzitutto... quello che ho sperimentato è che sì, quando sei, infatti mi ha fatto venire i brividi, quando sei da sola, anche se hai tante persone, alla fine è uno schiaffo che arriva a te stessa, perché in quel momento ti chiudi in un mondo bruttissimo. Quello che voglio dire
e di rompere i muri che si possono creare in questo mondo di non essere all'altezza, non lo so, di sentimenti che comunque vogliono spegnere quella che è la positività, di trovare subito una luce e di farne entrare ancora di più. E quello che direi alla me, che poi era sempre in questa cameretta di qualche anno fa, è di continuare a crederci, di non, che può sembrare una frase banale, tipo non abbatterti, però è la verità. Perché quando ti abbatti non fai più entrare le cose belle, quindi di continuare a vedere le cose belle e soprattutto di avere la consapevolezza che non tutto quello che ti dicono appunto è giusto e ti potrà far bene. Quindi di prendere solo le cose belle. Senti, una grande scrittrice, Virginia Woolf, diceva che ogni donna, ogni persona creativa deve avere una stanza tutta per sé, una sua cameretta, no? In cui crescere la propria creatività e farla germogliare come se fosse un giardino. Che cosa ci vuole? Che cosa ha fatto la differenza? Che cosa ha fatto germogliare la tua creatività? Ma dici nel senso in generale oppure No, tipo lì nella tua cameretta, nella lì. mia Qual è cameretta? la cosa che ti ha fatto proprio fare il salto, no? Che ti ha fatto prima sognare e poi aver voglia di seguire i tuoi sogni? Le mie frasi motivazionali, io ne ho Ah. tantissime. Ad esempio qua ho scritto, io sono quello che sono, non quello che la gente vuole che io Ma io le sia. voglio vedere, scusa, Le fammele vuoi vedere? Te vedere. le faccio Sì, vedere. Che ovvio, poi nel certo. tempo sono cambiate. Prima avevo una frase di Peter Pan, solo chi sogna può volare. Adesso te le faccio Ma le vedere. scrivi tu? No, 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 tipo sono stencil. Ah, vediamo. Ma è stupendo. Be happy. Sai che nel mio Don't worry, ufficio ho be una cosa happy. molto simile, stupendo. Davvero? E Sì. questa. Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni. E questa sono io. Eccola lì. Sai, allora, un po' di Poi tempo vabbè, fa. io tutti ciak, un sacco di cose per me Ma guarda, significative. sai che mi è fatto venire in mente, un po' di tempo fa sono andato a intervistare una artista, una pittrice a New York, Ok, e lei mi mistica diceva: New York. stai attento perché non sei tu a guardare l'arte, ma è l'arte che guarda te. E Verissimo. quando tu metti le frasi, non sei tu a leggerle, ma sono loro che ti entrano nella testa e ti Verissimo. cambiano. È Questa la molto segno vero. io. Facciamo un pochino di Sì. exchange. Senti, adesso invece ti voglio fare delle domande un pochino più sceme. Va bene. Allora, io voglio sapere da te le regole del video perfetto. Dammene 5. Allora, luce, Ok. make-up, non troppo, il giusto, per coprire qualche piccola imperfezione che è bella, però il video perfetto le togliamo. E l'outfit, i capelli e soprattutto la simpatia, l'energia, perché dal video si trasmette lo stesso. Allora, io voglio sapere le luci, cioè Le trucco delle luci. luci, che luci Allora, guarda, usi? io ho la mia fedelissima migliore amica che si chiama Red Light, adesso te la faccio vedere perché sennò non Vediamo, me la ricordo. vediamo. Oppla, eccoci. Era questa. Ah, stupenda. Ti crei tipo il tuo Ok, piccolo studio bene. televisivo Molto qui a Kim casa. Kardashian, mi piace. Ed è comodissima, accendi questa, in un secondo sei nel tuo programma, ciao a tutti. Senti, invece, regola del post su Instagram perfetto. Dimmene due o tre, via. Due, tre. Allora, io ci tengo molto alla descrizione. Per me è fondamentale, anche l'emoticon giusta vicino alla frase, a quel non so che di... E la foto deve avere una bella luce, un bel paesaggio e soprattutto sia una foto pulita, naturale, che possa anche rispecchiarti, perché poi è il tuo biglietto da visita alla fine. È un po' strano, però è così. Quando qualcuno vede il tuo Instagram capisce molto di te. Quindi questo. Senti, come stai passando questi giorni di quarantena a casa? Come sono scandite le Allora, tue giornate? innanzitutto ho un sacchissimo di video lezioni, tantissime, che chiamano tutte le ore del giorno i professori con Skype, che adesso hanno scoperto come funziona, sono Urca. troppo carini, ci chiamano, ciao ragazzi, quindi video lezioni che alterniamo, tipo a volte Quindi anche prof pomeriggio. influencer, insomma. No, prof, influencer, video lezioni, ciao ragazzi! E io poi ho fatto un programma qui sulle live di Instagram la sera che si chiama Io non so cantare tu, quindi mi tengo compagnia, poi dopo te lo racconto meglio. Cucino, faccio qualche dolce. E in generale Dolce preferito, quello che ti viene meglio. la crostata alla marmellata. Buona. Tra l'altro l'ho pensato. Scusami, io sono un po' cazzaro. Comunque, voglio la Scusa, che ricetta. bello. Ricetta. Ricetta della L'ancetta. crostata, sì. Allora,
La pasta frolla la devi fare tu, non devi comprarla già perfezionata, se non ti viene bene. Allora, metti burro, burro, zucchero, farina, burro, zucchero, farina, olio, e, lievito per dolci, un pizzico di vaniglia, un pizzichino di sale e... niente, poi fai la pasta frolla, anche un po' di scorza di limone se magari l'hai a casa. Ma sei brava! Grazie! Hai capito! A me piace cucinare, per cui sei brava. Io non sono bravissima, però sui dolci, visto che ho molto tempo, sto cercando di migliorare qualcosina. La alla fine... è venuto malissimo, poi ho riprovato. Vedi, bisogna rifare. Io dico solo una cosa, cioè, più che andrà tutto bene, ci andrà tutto stretto alla fine di questa quarantena, perché sarà un disastro. Oggi, però è bello, almeno ci... mangiare è una cosa bellissima, io adoro mangiare, quindi guarda, ti dico che però superati i 40 cambia il metabolismo, è un disastro. Io sono sempre stato magro e invece... li sento ogni tanto che fanno attenzione. Ahimè, guarda. Comunque, senti, voglio farti invece tornare a farti una domanda seria. Allora, la tua generazione era comunque... Io detesto parlare per generazione perché secondo me bisogna parlare di persone, però... Per la prima volta. Qui ci dicevano che l'olio non serve e neanche il lievito. L'olio serve per imburrare la teglia e il lievito per dolci. Ma come non serve? Serve il lievito. Cioè, comunque, poi sono tutti master chef, no? Allora, ti volevo chiedere. Vai. La tua generazione è stata la prima a mobilitarsi tantissimo per l'ecologia e ha fatto di più in poco tempo di quello che non hanno fatto per 20 anni i governi di tutto il mondo. Ora, noi per esempio su Vanity Fair abbiamo lanciato l'estate scorsa una challenge, no? Ed era una cosa semplicissima, cioè si diceva, quando vai in vacanza e trovi un pezzo di plastica, una bottiglia in spiaggia, raccoglila, posta la cosa e sfida un tuo amico a fare la stessa cosa. Bellissimo. Perché sono è dai piccoli gesti, no, che nasce tutto. Quali sono le abitudini che tu... come dire, ti sei imposta anche nella tua vita personale per cominciare a fare un cambiamento ecologico? Guarda, la prima cosa che può sembrare banale è togliere le bottigline di plastica. Abbiamo comprato delle borracce d'acciaio e quindi portiamo sempre quelle. Togliere magari i piattini di plastica, prendere quelli di vetro. E anch'io faccio spesso, poi adoro il mare, la spiaggia, quindi anch'io se vedo tipo delle bottiglie che può sembrare tipo la solita cosa, anch'io salvo l'universo. Però no, è veramente così, cioè se le vedo, le prendo, le butto, tanto non mi costa niente. E questa è una cosa che anche tipo i mozziconi di sigaretta, se qualcuno butta un mozzicone di sigaretta che conosco e dico magari raccoglilo, lo buttiamo un po' più avanti. Piccole accortezze che però... possono cambiare il nostro modo di vedere le cose, la nostra quotidianità, perché poi sono abitudini, quindi cambiarle può fare la differenza. Quindi questo è assolutamente. Senti, finito tutto questo, la prima cosa che vuoi fare appena esci di casa è il viaggio che hai voglia di fare. Il viaggio che ho voglia di fare è New York. Perché è la mia città del cuore e non lo so, in questo periodo ho avuto un pochino paura, se devo essere sincera. Cioè, sto guardando tutto con tanta positività, però un po' di paura ce l'hai, sai, tipo, quel giorno forse potevo rimanere di più per strada. Potevo farlo quel viaggio prima, anche se sono giovanissima. Quindi New York, perché è una città che voglio assolutamente vedere. E la prima cosa che farò è rivedere i miei amici. Mi mancano tanto, mi manca stare con loro, fare un aperitivo, non lo so, una passeggiata, loro, sì. Se in questi giorni qual è la ci sono dei consigli di video, lettura, film, musica che ti va di dare, di cose che hai scoperto, di cose che ti piacciono, che ti va di consigliare? Assolutamente. Allora, musica, io ascolto tantissimo Cesare Cremonini, mi mette un sacco di buon umore, lo adoro veramente. E a parte che dice, è un poeta, cioè dice delle cose bellissime, poi il ritmo è super, capito? Sono quelli che ti danno energia ma ti fanno pensare. Quelli che senti sono i miei cani che stanno abbaiando. Ecco, senti quei due maledetti che abbaiano. Comunque, poi film tantissimi, ho rivisto Midnight in Paris, che lo consiglio assolutamente. Bello, anche a me piace tanto. E poi fammi pensare qualche altro film bello. Ah, Il diavolo veste Prada, un classico, ma è super bello, guardatelo.
Quello va visto almeno 10 volte. Se non sai le battute a memoria, non sei nessuno. Io sai cosa ho detto? Ho detto, da tanto tempo che non vedo un film con la stessa linea così bello. Ho detto, infatti speriamo che poi è inimitabile, però. E sai... anche... Vai, vai, dimmi. No, 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 dimmi tu, vai, vai, non volevo interromperti. No, figurati, un altro film bellissimo che adoro si chiama In Time, non so se l'hai mai visto. Sì, beh, non male. Tanto. Ah, okay. E questi per il momento, poi okay. Se mi viene in mente qualcun altro te lo dico. Senti, una delle ultime domande che ti voglio fare è un consiglio che dai a tutti i tuoi milioni di follower per non annoiarsi a casa. Cosa devono fare? Devono imparare a fare cose nuove. E poi si devono preparare. Ad esempio, io sono a casa ma mi preparo, perché stare col pigiama è come se non facesse mai iniziare la giornata. Non lo so, un pochino di mascara, un'acconciatura diversa, però in generale imparare cose nuove. E io appunto l'ho fatto, tra virgolette, volendo imparare a cantare, che è una cosa che mi piacerebbe tantissimo, ma sono stonata. E quindi ho chiamato un po' di amici, anche loro del mondo della musica, che sono a casa, li ho invitati da me la sera, cantiamo insieme, loro mi danno qualche consiglio. Quindi sì, imparate cose nuove, che sia uno strumento, un po' a ballare, se qualcuno ha lo spazio fuori, un giardino, anche nella propria stanza, cose nuove. Qual è l'ultima cosa nuova che ti ha sorpreso e che hai imparato? Forse proprio, no, l'inglese, ti direi l'inglese, perché lo sto imparando sempre meglio e ogni volta mi sorprende la capacità che ho magari di passare dall'italiano a un'altra lingua che comunque non è la mia lingua madre. Quindi forse quello ti direi. Allora, penultima domanda. L'ultima volta che ti sei commossa? Ieri, ma io mi commuovo spesso. No, anzi, posso dirti una cosa? Prima quando tu stavi parlando del bullismo, hai detto delle cose bellissime, io non volevo piangere, però l'occhietto mi stava per commuovere. Quindi sì, adesso sono quello che ti ha fatto commuovere, non male. E ultimissima domanda, qui ci devi concentrare. Tra 10 anni, chiudi gli occhi, li riapri tra 10 anni, dove vorresti essere? Allora, te lo dico con gli occhi chiusi. Vorrei essere... al mare, magari con una casa al mare bellissima, con la stessa felicità di adesso, ma con molti più risultati, meno sicuramente limiti, sono anche dettati dalla giovanissima età, quindi meno limiti e molti più orizzonti. E forse magari con un amore. Guarda, hai lanciato la palla, adesso magari si scatenerà il mondo. Però tra 10 anni, non ora. Senti, hai detto una cosa molto bella, la felicità è una cosa che si conquista giorno per giorno, il tuo esempio lo fa vedere, no? È molto bello quello che dici, poi bisogna imparare sempre a fare delle cose nuove. Io penso che nella curiosità e anche un po' nella determinazione ci sia il segreto di ogni successo e comunque di ogni felicità. Senti, grazie per la tua presenza, sei veramente solare, è incredibile perché mi hai messo il buon umore. Ho avuto la giornata un po' lavorativa e invece mi hai già fatto venire voglia di fare un aperitivo, insomma. E invece dovevo mettermi a dieta, maledizione, quindi sarei responsabile. Bene, va speriamo di vederci presto quando finirà tutto questo. Yes, speriamo che finisca molto presto. Nel frattempo restiamo a casa e impariamo cose nuove, perché questo hai detto una cosa molto molto bella. Grazie, buona serata. Buon lavoro, grazie a tutti per averci seguito. Ciao, ciao, ciao. Ciao.